Sto morendo, Dio mondo crudele. Bella, sono viva. La gamba. Il famoso balzo della fine. La mia gamba. L'hai presa, non è caduta. Altrimenti i templari ci sentiranno. Che brutto rumore. Io resto qui ad aiutarlo. Sì. Devi procedere senza di noi. Quelle funi ti porteranno a una trappola. Vai a farla scattare. Fa piovere la morte sul nemico. E sia. Fun fact. Sì, ce ne sono tanti di fun fact. È la prima volta che ho registrato. Quando dovevo fare il balzo della fede, potevo fare solo questo perché era nella storia. Mentre tutti gli altri incontravo un muro nel punto in cui dove dovevo scendere, cioè dovevo cadere senza farmi male. Ho scoperto dopo che gli FPS erano troppo alti per il gioco. Quindi ho dovuto abbassare gli FPS per poter fare il balzo della fede. Vediamo se trovo altri fun fact della prima volta che ho registrato che non ho potuto portare per tanti casini che ho avuto. Altro fun fact, ecco. Quando facevo questo parkour, cadevo sempre perché sbagliavo a schiacciare. Non andavo su tenendo solo la levetta, no, io tenevo premuto anche i pulsanti R1 e X, che quelli servono per andare da una sporgenza all'altra, come ho fatto adesso, e per andare su in questo modo. Quindi mi buttavo praticamente giù per dire: arrivo, morte, arrivo, sono con te. Va bene, ok, andiamo avanti e facciamo le nostre cose. Le cose. Io dico cose. Non lo so, in qualche modo lo dico. Nostre cose. Pronti? Vai, posti e via! Sei stato bravo a respingere Roberto da qui. Le sue forze sono in rotta. Passerà molto tempo prima che torni a infastidirci. Dimmi, sai perché hai avuto successo quest'oggi? Capito? Hai ascoltato. Se avessi fatto altrettanto al Tempio di Salomone, Altair, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Ma ho fatto come richiesto. No, hai fatto come ti pareva. Malik mi ha detto dell'arroganza che hai dimostrato, del tuo disprezzo per i nostri principi. Che state facendo? Esistono regole. Non siamo niente se non obbediamo al credo dell'assassino. Tre semplici dogmi che tu sembri avere scordato. Te li rammenterò. Primo e più importante: trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Vedi che lo sai? Lo so. Ecco. E trattieni la lingua finché non ti do licenza di usarla. Ok. Se conosci così bene questo principio, perché dunque hai ucciso il vecchio nel tempio? Era innocente. Non c'era bisogno che morisse. C'aveva voglia. La tua insolenza non conosce limiti. Prendi il tuo cuore umile, ragazzo. Lo giuro che te lo strappo dal petto con le mie stesse mani. Esagerato. Il secondo principio è quello che ci dà forza. Nasconditi alla vista. Confonditi tra la gente così da diventare un tutt'uno con la folla. Te ne ricordi? Perché da quanto ho saputo hai scelto di esporti, attirando l'attenzione prima di colpire. Sì. Terzo e ultimo principio. Il peggiore dei tuoi tradimenti. Mai compromettere la confraternita. Il senso dovrebbe essere ovvio. Le tue azioni non devono mai esporci a pericoli, diretti o indiretti. La tua condotta egoistica a Gerusalemme ha messo tutti noi a repentaglio. Ancor peggio, hai condotto qui il nemico. Ogni uomo che non abbiamo perso quest'oggi è caduto a causa tua. Non l'ho portato comunque io il nemico. Quindi non l'ho condotto io qua. E si è fatto seguire Malik. Mi dispiace, davvero. No. Ma no. Non posso tollerare il tradimento. No. Non sono un traditore. Le tue azioni parlano altrimenti.
Perciò non mi lasci altra scelta. No, Molim. La pace sia con te, no. Altair. No! No! Niente, direi che la storia è finita. È morto Altair e... basta, fine. A posto, prossima volta porto il 2. Sta mostrando perfetto. Un livello di adattamento molto superiore agli altri soggetti. Ma lo faccio uscire comunque. È stato dentro troppo a lungo. No, no, siamo ancora lontani da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore, che sarà mai? Discutiamone in sala conferenze. Diamo a Desmond un minuto per sgranchirsi le gambe. Oh, non vedo perché dovremmo. Dottore, la prendo. Bene. Era in trance Desmond, avete visto che aveva gli occhi bianchi. Storia finita. Abbiamo finito la storia di Altair, perfetto. Ora, dato che la storia è finita, Altair è morto, purtroppo, a causa di Al-Molim che l'ha ucciso, io direi che per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui state guardando questo video. Ciao ciao! Ok, no, scherzavo. Sembra che qui abbiano qualcosa da dire. Ah, non posso neanche cambiarmi. Che schifo. Ci facciamo una bella doccia, Desmond? Sei tutto sporco? Ah, ma che bella doccia! Va, è proprio pucci, cioè, wow. Fa il suono della doccia, ma non funziona. Va bene. Devi farti una bella cagata? Ti scappa? No? Va bene. Dai, una bella lavata di mani, dopo aver toccato anche il gabinetto, perché bisogna sempre lavarsi le mani anche dopo aver toccato il gabinetto, che non è il massimo della pulizia. Ok, possiamo andare a... diamine. Sentiamo un po'. Mi piacerebbe mettere in discussione la mia autorità di fronte al prigioniero. C'era una parola per questo, credo si chiami insubordinazione. E a me non piace che lei rischi di ucciderlo prima che il lavoro sia terminato. Anche per questo c'è una parola. Stupidità. Lucy, non è una decisione mia. Non sono io a fissare le scadenze, ma sono abbastanza furbo da non sfidarli. Vuole fare la fine di Leila? So che l'incidente ha innervosito tutti. Ed è per questo che non c'è il tempo di coccolarlo. Se lo spinge troppo oltre, si chiuderà in se stesso e non otterremo niente. Adesso non abbiamo niente. Ma lo avremo. Deve soltanto avere un po' di fede. Va bene, ma voglio che ritrovi il modo di prolungare la sua permanenza. Non possiamo fermarci ogni volta che il ragazzo suda. È già abbastanza seccante star qui a trafficare con tutti quegli inutili ricordi. Però è possibile. Mi scusi, ma non è ogni volta che il ragazzo suda. Senta, io sto mettendo a repentaglio la mia sanità mentale per fare questa cosa che vuoi tu. Coso, ok? Mi viene solo mal di testa ora. Mi sto incastrata. Ok, dicevo, sto mettendo a repentaglio la mia sanità mentale, tesoro mio. Quindi non posso continuare a stare a sentire, a stare a quello che vuoi tu, coso. Stavo facendo un giro. Per oggi abbiamo finito, signor Miles. Sì? Torni nella sua stanza e si riposi. Certo, certo, non si preoccupi. Io stavo solo guardando quante belle lucine che ci sono qua. Sono veramente belle. Senta, ma me ne dà un pochino di queste lucine? Su, guardi anche la bella stanza, magari un qualche poster, qualche quadro ci starebbe proprio bene, secondo me, giusto per dare un po' di vivacità a questo posto, eh? Che ne pensa? Eh? Ok, dobbiamo vedere che cosa contengono quei server. Come ci arrivo ai server? Come entro nei server? Sei un hacker, tesoro? Mi sa di no, che non sei un hacker. Entra in contatto con questo coso. No, non c'è modo di poter. Signorina. Scusi, signorina. Possiamo parlare un momento? Ok. Quindi sei davvero un assassino? Come Altair? Sì e no. Che vuoi dire? Avrei dovuto esserlo, ma sono scappato dalla fattoria quando avevo 16 anni. La fattoria? La fattoria? Sì, è così che chiamavano il posto in cui sono cresciuto. La fattoria. Come Masyaf, credo. Solo non così... tetra. Okay. Una piccola comunità in mezzo al niente. Eravamo una trentina a vivere, come dire,
fuori dagli schemi. Perché? Pensavo che i miei fossero solo degli hippie fuori di testa, che cercavano di resistere all'autorità. Mio padre parlava in continuazione dei nostri nemici, che ci avrebbero cercato, che dovevamo essere pronti. Nessuno è mai arrivato, però. Non è mai successo niente. Ma la ragazza è mancina come me? Perché sei scappato? Non potevo mai uscire dal complesso. Hai idea di come ci si senta essere intrappolati in un posto, sapendo che c'è un intero mondo che non riuscirai mai a vedere? Non ti mancano i tuoi genitori? No, per come la vedevo io, non erano i miei genitori. Erano i miei guardiani, e io il loro prigioniero. Sembra che volessero soltanto proteggerti. Con quello che è successo, non lo so. Forse avevano ragione. Scusa, non volevo rivangare il passato. Non importa. Mi dà qualcosa da pensare. Cerca di dormire un po'. Domani sarà una giornata lunga per tutti. Comunque Desmond si è passato dalla padella alla brace, da una prigione all'altra. Ho una domanda per te prima di ritirarmi. Dimmi. Come hanno fatto a trovarmi? E insomma, sono 10 anni che non mi avvicino a un altro assassino. Hai usato il tuo nome? No, mai prima di oggi. Carte di credito? Solo contanti. Il telefono? E chi chiamavo? La patente di guida? La motocicletta. Passione fatale. Ecco la risposta. Foto, impronte digitali. Questa è una casa farmaceutica. Che c'entra l'abstergo col registro veicoli? In effetti. Desmond, questa gente è dappertutto. Loro... mi spiace, non posso proprio parlarne. Io non mi fido dell'abstergo, ve lo dico subito. Aspetta, signorina, aspetti. Signorina, possiamo finire un attimo di chiacchierare? Mi scusi? Dunque, aspettiamo un attimo. Sì, signorina? Possiamo parlare? Sì, c'ha qualcos'altro da dire? Non sei stanco? No. Non posso, devo lavorare. Oh, dai! Dimmi qualcosa in più! Non sei stanco? Dai, dimmi qualcosa in più! Porca miseria ladra! Non posso, devo lavorare. Ti tiro una testata la prossima volta. Maledetta, non parli più. E comunque no, non sono stanco. Chiaro? Anche perché è pieno giorno. Cosa sarà? Le 5 del pomeriggio forse? E io cosa vado a dormire alle 5 del pomeriggio, tesoro? È un po' prestino alle 5 del pomeriggio, eh. Sono abituata ad andare a dormire alle 3 di notte io. Mi scusi. Merda, mi hanno chiuso dentro. Maledetti! Un diario? Un archivio? Aprilo, Desmond. Aprilo. Qualunque cosa succeda, aprilo. Il cavo di archivio. Niente. Niente, posso interagire solo col letto? Fatemi interagire con qualcos'altro. Non può interagire con questo. No, niente, posso interagire solo col letto. Buonanotte. Buonanotte, fiorellino. Che cos'è sta cosa? Madonna, che ansia. Sa una cosa, Doc? Svegliarsi con lei che mi osserva è abbastanza inquietante. Sono d'accordo. Ha vegliato su di me mentre dormivo? Sicuro. Vegliamo sempre su di lei. Madonna, ora si alzi, ansia. Abbiamo molto da fare. Scusi. Chissà chi dovrò uccidere oggi. Non faccia il gradasso. Il suo antenato aveva quasi ragione, signor Miles. Se la morte di pochi uomini malvagi, peraltro, poteva salvare quella di altre migliaia, beh... mi sembra un sacrificio accettabile. Ma è morto... Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo. Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro. Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo. Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico. Chimica per le masse. Educazione. Rieducazione, per essere precisi. Ma non è facile. E non sempre funziona. Mi faccia indovinare. Avete una soluzione migliore. Qual è allora? È una novità? Non vorrà che glielo dica. Tutti hanno sempre una soluzione migliore.
Mi scusi, però lei non può farmi svegliare col suo faccione sulla mia faccia. È veramente inquietante. Sono d'accordo con Desmond. Dunque, allora ragazzi, dicevo, Altair è morto, ma a quanto pare si va avanti con la storia. E quindi direi che per il momento è tutto. Non abbiamo altro da fare. La prossima volta faremo il prossimo blocco di ricordi. Vi auguro quindi una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui state guardando questo video. Ciao ciao!